Salve e bentornati su corso-chitarra.it. Un nostro utente ci ha richiesto sul nostro forum la canzone Allora sì di Pino Daniele. Andiamola a vedere. La canzone è composta da accordi non convenzionali, cioè comunque non in prima posizione. Andiamo a vedere quali sono. Abbiamo un La a cui toglieremo il Mi, quindi in questo caso lo suoneremo in questo modo, con mignolo e anulare. Poi avremo un rivolto di Re con un fa diesis al basso, con il medio, un la con l'anulare e un re con il mignolo. Di seguito avremo un fa diesis minore settima, questo abbastanza normale, lo troviamo spesso, un si minore settima e un re minore settima. In questo caso gli accordi sono uguali. Poi avremo un re, semplicissimo, e un mi. L'intro e la strofa suonano così. Partiamo con questo La. Siamo in tonalità di La. Tutte le scale saranno fatte in tonalità di La. Analizziamo precisamente questi accordi, questo arpeggio. Nella versione da disco utilizza questo tipo di arpeggio Pino Daniele, quindi sul La prendiamo quinta, terza e seconda corda due volte, con l'anulare facciamo suonare la seconda e la prima corda, facendo attenzione di fare questo legato qui sarà 5-3-2, 5-3-2, un bending, un legato 2-0-2 e poi 0 sulla prima corda. Sull'accordo di Re rivoltato, l'arpeggio invece sarà in questo modo. Abbiamo sesta, terza e seconda corda, le suoniamo una volta insieme e poi arpeggiamo 4, 3, 2 e di nuovo tutte insieme. Quindi di nuovo sarà 3. La strofa suonerà in questo modo. Suoneranno uguali alle parti dell'intro. Poi avremo questo fa diesis minore settima con questo pezzo di scala. Nuovo fa diesis minore settima poi re minore settima. L'arpeggio sul fa minore settima sarà in questo modo. Quattro corde, poi basso, poi di nuovo le quattro corde. L'assolo sarà 0, 2, 4, 5, corda 5, 2, 4, 5, 4. Di nuovo fa diesis minore settima e poi re minore settima. Gli accordi del ritornello sono questi. Abbiamo un Re, di nuovo il nostro La, nuovo il Re, fa diesis, stavolta col basso in La. Poi Re, Si minore,
Fa diesis minore, settima, di nuovo si minore. Si minore settima, re minore settima e ripartiamo da capo. In questo caso l'arpeggio del ritornello deve assecondare un po' la linea melodica. Partiamo dal re. Quindi quarta, terza, seconda, prima e tutte insieme per due volte. Poi andiamo a la. Stesso criterio, di nuovo re, uguale cercando di far sentire il cantino. Passiamo all'accordo del fa diesis minore settima con il la dentro e suoniamo tutte insieme le corde. Poi re si minore settima. Tutte insieme e poi quarta, terza, seconda. Stessa cosa col fa diesis minore settima. Di nuovo. Ancora. Re minore settima. Secco, quindi tutte e quattro le corde insieme. E poi ripartiremo con l'arpeggio. Abbiamo detto che la tonalità della canzone è in La maggiore, quindi vi servono le scale maggiori. Se non ve le ricordate, andate a vedere sul nostro canale oppure sulla nostra sezione del sito. Grazie per averci seguito e tornate a seguirci sempre su corso-chitarra.it.